momento, l'occasione per condividere con voi una parte del lavoro che la consulta sul debito del Comune di Napoli sta portando avanti, susseguendo il consiglio di parlare piano in modo tale da consentire a tutti, se ove possibile, sì, di seguire. La consulta è nata da poco, però su alcuni temi già si sta muovendo con una certa celerità, perché riteniamo opportuno affrontare anche tempestivamente alcuni aspetti che attanagliano, diciamo, tutti gli enti locali, in particolare i comuni, che negli ultimi 8-10 anni hanno subito il peggiore attacco della storia, diciamo, da un punto di vista sia di minori trasferimenti, sia da parte dell'erario, sia della difficoltà di fornire i servizi. Quindi io ho preferito fare un misto tra ciò che è stato elaborato dalla Commissione in questi ultimi 15 giorni ed uno studio che è uscito di recente sulla situazione del debito, ma non solo del debito, la situazione dei comuni dal 2011 al 2018. Molti degli argomenti, in particolare la prima tabella, si ricollega al lavoro presentato da Ramiro. In particolare si può evincere che l'evoluzione del debito pubblico nelle varie articolazioni statali. Potete notare che il debito di tutta la pubblica amministrazione italiana è cresciuto di circa 427 miliardi di euro dal 2011 al 2018. In proporzione, percentualmente, c'è stato un incremento del 25,47%. Sono dati che ci dovrebbero far riflettere, perché una crescita così elevata del debito pubblico del nostro Stato non ha precedenti, se non nel periodo, diciamo, tra le due guerre. Io poi gli ultimi dati, attenzione, questi si riferiscono al 2018, è ovvio che i dati vengono elaborati sempre con una certa lentezza rispetto al quotidiano, però vi posso dare un ultimo dato, che è quello del debito complessivo dello Stato italiano, che ha raggiunto il massimo storico ad agosto 2019. Cioè, noi siamo nel pieno del massimo storico del debito. Però faccio presente che contemporaneamente, paradossalmente, ma forse, insomma, non tutti inaspettatamente, possiamo dire, non tutti sanno che il debito nelle altre articolazioni dell'amministrazione pubblica, quindi regioni, province e città metropolitane e comuni, e anche la parte residuale di altre amministrazioni locali, si è ridotto. Cioè, noi siamo di fronte ad uno Stato spendaccione che ha utilizzato i risparmi, o comunque ha utilizzato i risparmi che ha ottenuto di minori trasferimenti agli enti locali per poter fare il proprio comodo. Quindi i governi che si sono alternati negli ultimi 15 anni, senza distinzione di politica, hanno utilizzato questa strategia. Attenzione, io su questa faccenda ho riflettuto un poco, perché i numeri sono qualcosa che possono anche essere
un po' difficili da diciamo, interpretare. Io ho cercato di rendere quanto più possibile, diciamo, comprensibile a tutti, perché senza entrare molto nel dettaglio tecnico. Però io facevo una riflessione anche prima di intervenire. Questo accanimento nei confronti dei comuni che si è avuto negli ultimi 15-20 anni, forse ha generato una serie di problemi che oggi stanno venendo alla luce. E non è solo un fatto che le scuole vengono chiuse al primo alito di vento, perché c'è un cambiamento climatico in atto, ma c'è anche una difficoltà di poter investire in manutenzione stradale, alberi e quant'altro. E se voi fate il paragone con 3 anni fa rispetto ad oggi, il numero di giorni saltati da chi frequenta le scuole è già triplicato. Quindi, ma non è solo questo un problema, non è solo questo il problema. Io vado oltre e dico, questo schiacciare gli enti locali in una situazione del genere ha generato quello che oggi stiamo vivendo in modo, diciamo, particolarmente con una certa ansia, il populismo e il sovranismo. Mi spingo ad arrivare a questo per dire che oggi chi amministra un comune, io faccio una battuta, o è un folle o è un santo, non si capisce tra due. Perché i comuni sono stati completamente schiacciati e il sindaco, che viene percepito dalla massa come colui che è responsabile di tutto, diventa il soggetto a cui mandare i maggiori rimproveri per tutto quello che non funziona. Adesso io non voglio generalizzare, per carità. Su 7.978 comuni, non tutti sono dei santi sindaci, okay? Però le difficoltà che stanno incontrando in questi ultimi 10 anni sono evidentissime. Quindi bisogna dare anche, certo, poi ci sta l'inefficienza, l'incapacità, l'immaturità di affrontare determinate cose che è cresciuta nel tempo, però è anche vero che oggi amministrare un comune diventa difficile. Ma chiunque, se usciamo qui nella folla e dice, c'è la colpa di chi è? Del sindaco. Non è che si parla del ministro o del governo nuovo o di quello uscente. No, la colpa è del sindaco. Se piove molto, probabilmente domani mattina sarà pure colpa del sindaco. Allora, io faccio questo preambolo per dire che la situazione potrebbe a prima acchito dire va benissimo. Allora, se noi parliamo di debito, i comuni hanno migliorato la loro posizione debitoria, ma a quali costi? Chi li ha pagati? E con quante inefficienza, quale inefficienza abbiamo dovuto subire? Quindi questo è l'obiettivo, diciamo, di quello che io stasera, ma a nome della consulta, stiamo portando avanti, perché c'è un ragionamento che secondo me bisogna con forza portare avanti, che è quello di ridurre quanto più possibile l'impatto del costo del debito pubblico, perché attenzione, il debito pubblico in questo periodo ha inciso anche per il 18% sulla spesa pubblica, sulla spesa corrente. Cioè, voglio dire, il comune di Napoli, e rimaniamo a dove siamo e per quale noi stiamo lavorando, cioè, impiega circa, appunto, intorno al 18% delle risorse per pagare debito e pagare interessi. Cioè, io sottraggo il 18% delle entrate per poter pagare cosa? I debiti pregressi e soprattutto interessi elevatissimi. Allora,
Questo, vabbè, io lo prendo come, prendete quello che sta scritto come un mio modo di, poi quando mi metto al microfono poi vado a ruota libera, però per ritornare, per allinearci, bisogna comunque fare riferimento a questo fatto che comunque c'è un debito pubblico nazionale cresciuto. Qui nessuno ne parla, ma siamo arrivati, come diceva Armia, al 135%. Considerate che nel 2006, il biennio Prodi, primo Prodi, eravamo al 106%. Non so se è chiaro il meccanismo. C'è un paese che si sta esponendo, non, e non, il 106 significa rispetto al PIL, voglio dire, io produco 100 e oggi ho debito per 135. Allora, se noi oggi facciamo un riferimento ai nostri fatti quotidiani, è come se avessi un reddito di 1000 euro al mese, ma c'è una rata di mutuo di 1300 euro al mese. Cioè, non è sostenibile, per rendere un'idea, non è proprio così il meccanismo, ma per rendere un'idea. Vedete, e invece tutte le amministrazioni, come vi dicevo prima, riducono il debito. Cioè, i comuni hanno ridotto di 10 miliardi rispetto al 2011, siamo a meno 21,51%. E questo sembrerebbe a prima acchito un dato positivo, però, come dicevo, non è proprio così. Tenete conto che l'incidenza del debito dei comuni sul totale dei debiti di tutte le pubbliche amministrazioni, prima era del 2,55%, oggi è scesa all'1,61%. Però bisogna dire che questo fenomeno di riduzione comunque ha portato a predissesti, dissesti che non hanno pari nella storia. Molti di comuni in predissesti e dissesti, 75-80%, sono collocati al sud dell'Italia. C'è una recentissima diciamo, valutazione che proprio stamattina leggevo, stiamo parlando di circa 75-80% di comuni collocati al sud che o sono in predissesto o in dissesto. Quindi questa riduzione non ha portato dei benefici in termini di miglioramento delle istituzioni, cioè mi sto togliendo il debito, così respiro. No, la riduzione ha portato contestualmente ad una dissesti e predissesti. Quindi qualcosa non funziona. Abbiamo detto che incidono pesantemente ci sono piccoli comuni, piccolissimi comuni, dove l'incidenza dell'8% degli interessi significa metterli in ginocchio. Cioè, i comuni, qualcuno ha detto, sono quegli organi che si sono risultati più la resilienza, no? Sono stati più capaci di adattarsi a determinate cose. Hanno dovuto subire nel frattempo una serie di cambiamenti, anche cioè quello che è successo negli ultimi 8-10 anni, è un cambiamento strutturale che al cittadino non è stato percepito, però le nuove. Sistemi di contabilità, l'armonizzazione contabile, la necessità di fare pulizia del pregresso, i fondi di dubbia esigibilità dei crediti. Guardate, questa è stata una mazzata enorme. E i dirigenti del settore finanziario di qualsiasi comune stanno in difficoltà perché hanno anche difficoltà ad attuare la norma, che è di difficile interpretazione, in continua evoluzione, facilmente si può incorrere in errori. Quindi bisogna pur dire, ma allora queste risorse che sono servite per ridurre il debito, ma da dove le hanno prese i comuni? Lo Stato ha fatto marcia indietro. Perché vi dico che negli ultimi 8 anni lo Stato ha ridotto del 32% i trasferimenti. Cioè, mentre lo Stato si indebita e va
a fare i fatti suoi, non è che quell'indebitamento è servito per dare ai comuni un respiro, no, li ha ridotti del 32%. Quindi, cioè, tutte queste cose messe insieme, che cosa hanno portato? All'IMU al massimo. Le entrate dei tributi locali sono aumentate del 60,3%. Cioè, i comuni, i cittadini, e quindi la colpa di chi è? Del sindaco. Cioè, torniamo al discorso di farne, ma non ne faccio un discorso del sindaco qui. Di fatto, di 7.978 comuni che hanno subito questo. Quindi, il popolo che vede nell'amministrazione comunale l'istituzione più vicina è andato sostanzialmente in conflitto con questa storia, perché il 16 dicembre, il 16 giugno, quando paga l'IMU, ci vuole mezzo stipendio per pagarlo, nonostante il fatto che magari una doppia casa ce l'hanno, perché poi fortunatamente nel frattempo è venuta l'agevolazione per la prima casa. Se guardiamo le buste paga, il massimo dell'addizionale comunale sulle buste paga è stato attuato. La colpa di chi è? A chi possiamo attribuire? Al sindaco. E quindi praticamente ecco che nascono poi le ricette facili di qualche signore che ha massacrato il sud e continua a farle, e c'ha la soluzione per tutto, senza fare riferimento, ma sapete a chi posso immaginare che sia. Chiaramente vi dico anche che è vero che c'è stato un minore, cioè questi soldi sono stati impiegati per pagare il debito, le spese correnti si sono ridotte, però non ci scordiamo che c'è stata anche una riduzione degli investimenti. Quindi gli investimenti significa avere la disponibilità di strutture, di strade manutenute, non solo, ma costruite nuove, e chiaramente questo si riverserà nelle future generazioni. Allora, dicevo, altro elemento che forse tutti quanti, provate a fare una richiesta per una carta d'identità, provate a vedere se trovate a volte un ufficio che è chiuso. Sapete che negli ultimi 8 anni il costo del personale si è ridotto del 14%. Cioè, chi va in pensione, e con la quota 100 è aumentato questo fenomeno, non viene rimpiazzato. Accorpamenti di uffici, difficoltà di trovare, fate una prenotazione per una carta d'identità, vi trovate una prenotazione fra 6 mesi, magari domani mattina dovete partire per la Spagna e non avete la carta d'identità. Cioè, sto parlando di cose che succedono a tutti, è capitato per mia figlia che doveva andare a Londra. Avevo dovuto smuovere mari e monti per avere la carta d'identità per poter partire, perché teneva la prenotazione il 28 agosto e lei doveva partire molto prima. Questo ha inciso molto, però quindi c'è stata una riduzione del personale, ma cosa ha comportato? Un'inefficienza della macchina comunale. Vado veloce. Per arrivare al punto che è stato oggetto di questione interessante della consulta. Bisogna pur dire che dagli ultimi dati, nel 2018 c'è stato un leggero incremento del costo del personale, perché ci sono stati sblocchi del turnover in alcuni casi, e quindi probabilmente nel giro di 5-6 anni ritroverete. Notizia di pochi giorni fa che anche il Comune di Napoli ha sbloccato alcune nuove assunzioni. Faccio riferimento e chiudo l'argomento, ma secondo me lo chiudo, ma deve essere uno spunto per una riflessione successiva, se mi permetto. E i tassi di interesse che oggi vengono praticati sui mutui. Chiaramente io comune aumento le imposte per pagare il debito, ma non avendo risorse sufficienti devo ricorrere a mutui. Ma quanto ci costano questi mutui? Il 4,1-4,2%. Sono tassi fuori mercato. Oggi, se ognuno di noi va in una banca, trova un mutuo all'1%.
Per quale motivo noi dobbiamo pagare 4,25? Vado veloce, consulta, sta lavorando proprio su questo. Vi do alcuni dati. Abbiamo preso l'elenco dei mutui. Il Comune di Napoli ha in essere 700 mutui di piccole e grandi dimensioni. Abbiamo fatto un'analisi a campione su 300 milioni di euro, suddividendola per fasce, circa 250 mila euro, circa un milione, circa un milione e mezzo. Cioè, andare a vedere quale sarebbe stato, qual è l'effetto su degli interessi passivi su questo campione. Ebbene, vi dico questo, e così mi avvio alla conclusione. Normalmente, quindi, è uscito un campione di 300 milioni circa di euro di interessi. Noi in 25 anni attualmente pagheremo 160 milioni di interessi passivi, cioè fino al 2044. Il Comune di Napoli, solo su 300, ma non solo 300 milioni, ne sono 2 miliardi e mezzo, ma solo su 300, ripeto e ribadisco, questo è solo un campione, noi pagheremo 160 milioni, se come stanno così le cose. Se noi proponessimo una riduzione dello 0,50%, avremmo un beneficio di 24 milioni di euro, pari al 15% in meno di quello che si sta pagando adesso. Analogamente, ci siamo spostati a fare una valutazione se la riduzione coinvolgesse l'1%, noterete che sugli stessi 300 milioni di debiti, invece di pagare 160, ne pagheremo 112, con un risparmio di quasi 49 milioni di euro, pari al 30%. Ergo, quindi chiudo dicendo, ogni riduzione dello 0,5% che riusciremo a strappare alla cassa dei conti del prestito, che meriterebbe un'attenzione particolare perché la congiuntura lavora, avremo un 15% di interessi passivi in meno. Rispettate bene.